Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al Palaconi per seguire la 17ª giornata del campionato femminile di calcio a 5 Serie A 2 con la Mediterranea Calcio a 5 che va a sfidare l'L84. Inizia adesso il match con Veglio, subito il gol ed è già 1-0. Sono passati 15 secondi, ha segnato subito Mondino su assist di Veglio. Lo schema da Kenna che batte questo calcio d'angolo, palla sul primo, arriva alla fine il sinistro di Mondino, 2-0 per l'84 di Pellegrini, anzi chiedo scusa, Kenna. Mondino palla verso Veglio, soprano ragazza Veglio col sinistro, gran gol sotto il 7, 3-0 per l'84. Vacchero alza il pallone, Mondino interviene forse con una mano giudicata regolare dal secondo l'arbitro. Veglio palla in mezzo, Bida, l'autogol di Vacchero, autogol che regala il 4-0 all'L84. Si posta Kenna, alla fine occhio qui a Mendes, ferma palla, fallo per Vacchero, palo gol, c'era anche fallo, infatti arriva il giallo, 1-4 per la prima posizione in classifica. È rimessa, non punizione. Turno. Quanti? Vacchero. Mendes. Ancora per Vacchero! Che azione! 2-4! 6-46 sul cronometro. Meno 2. E poi Vacchero. Opportunità. Vacchero! Vacchero! Meno 1! Tripletta! 3-4! Mendes si accentra, Mendes c'è possibilità, palla dentro, per Manca! Manca! Ha pareggiato la Mediterranea da 4-0 a 4-4! Fischia l'arbitro! Mendes! Mendes! Rimonta completata! Rimonta completata! Incredibile! Incredibile! Rimonta completata! 5-4! Palla in avanti, Fanti la deve tenere lì, non ci riesce! Allora Kenna riparte! Di nuovo portiere in movimento! Porta vuota! Vacchero! Vacchero! 6-4! La chiude così! A un minuto dalla fine! Palla dietro, conclusione, finisce così, finisce così con la Mediterranea che rimonta da 0-4 a 6-4, pazzesco, cosa è capitato al Palaconi, adesso a meno 2, 38 punti, 40 invece l'L84, vince la Mediterranea come all'andata con il risultato di 3-5, questa volta è 6-4, primo in classifica il Pero, a più 2 dall'L84, il saluto finale con gli arbitri e le giocatrici, è stata una partita emozionante, noi vi ringraziamo per averci seguito in tutta la live, un saluto dal Palaconi da parte di Daniele Floris e le immagini di Filippo Tuveri, grazie.